Virginia e il regno dei cristalli. Virginia viveva sulle pendici di una grande montagna cava e lei non lo sapeva, ma era venuta al mondo proprio dentro i cunicoli freddi di quell'imponente montagna. Era successo tutto nei primi anni del dopoguerra, durante una sera nevosa di fine dicembre. La mamma di Virginia era sola in casa, quando la piccola aveva deciso di nascere precipitosamente. Così precipitosamente che la donna non aveva nemmeno fatto in tempo ad arrivare fino alla casa dei vicini per chiedere aiuto. Si era invece ritrovata davanti all'ingresso di una cavità che portava dentro la montagna e lì aveva deciso di riposarsi un attimo. Però, proprio in quell'attimo, Virginia aveva deciso di venire al mondo. Qualcuno, non si sa chi, aveva aiutato la mamma e la bambina adagiandole su qualcosa di morbido e accendendo un fuoco per riscaldarle. Poi finalmente era arrivato il babbo, le aveva prese tra le braccia piangendo e le aveva accomodate sulla sua Fiat Topolino, ancora incredulo e dispiaciuto per essere tornato a casa così tardi quella sera. La mamma di Virginia non riusciva a ricordare chi si fosse preso cura di loro, tanto era ancora stordita e stanca. Le dispiaceva molto non poter ringraziare chi l'aveva aiutata, e d'altra parte nessuno si era mai fatto vivo per raccontarle come erano andate le cose quella sera in cui era nata la sua bambina. Intanto il tempo era passato. E Virginia, fin da piccolissima, si era sentita molto attratta dalla sua montagna. Spesso si addentrava nei sottili cunicoli sotterranei, accompagnata dal babbo, e talvolta si avventurava anche da solo, ma di nascosto per evitare una strigliata della mamma. C'erano una pace e una calma in quel mondo sotterraneo. Niente a che vedere con il mondo di sopra, illuminato dalla luce del sole. Di sopra tutti avevano fretta e spesso si arrabbiavano tra di loro. Solo i bambini giocavano, litigavano e poi facevano subito subito pace per poter giocare ancora tutti insieme. Anche Virginia stava giocando con le sue compagne di scuola quel freddo sabato d'inverno e bisognava sbrigarsi perché da lì a poco sarebbe certamente caduta la neve. Lei, Amelia e Chiara facevano a gara per vedere chi fosse la più veloce a correre. Il percorso prevedeva di partire dalla bottega del calzolaio per raggiungere l'imboccatura della grotta principale della montagna. Si poteva scegliere qualsiasi strada o sentiero per arrivare a destinazione e il tutto era rigorosamente cronometrato dal loro amico Enrico Novi. Pronte, partenza, via! Aveva gridato Enrico Novi con il suo cronometro in mano. Poi aveva inforcato la sua bicicletta ed era corso anche lui verso il punto d'arrivo, stabilito, pronto ad aspettare la vincitrice. Amelia e Chiara decisero di fare lo stesso percorso. Passarono per la via principale del paese, costeggiando il grande parco del castello, e si inoltrarono verso il sentiero che conduceva alla montagna. Amelia era sempre 50 passi più avanti di Chiara, che non riusciva mai a superarla. Virginia, che amava e conosceva molto bene la montagna, decise di andare per una strada battuta che affiancava un piccolo rio d'acqua che scendeva a fatica da un versante della montagna. Quindi, da lì si sarebbe arrampicata su una parete rocciosa, come faceva sempre con il babbo. E in un battibaleno si sarebbe ritrovata all'imboccatura della grotta prestabilita. Enrico Novi era arrivato da poco quando vide giungere Virginia, che fu subito la vincitrice indiscussa. Amelia e Chiara arrivarono esattamente seconda e terza, circa 15 minuti più tardi, e si ritrovarono davanti agli occhi Virginia ed Enrico Novi che scherzavano tra di loro. Subito Enrico Novi si ricompose. Da buon giudice di gara, sentenziò che Virginia aveva vinto in quanto era arrivata 15 minuti prima di loro. Mi dispiace, ragazze,
aveva sorriso radiosa Virginia, ma Amelia e Chiara la guardarono sospettose e, scambiandosi un'occhiata d'intesa, replicarono: Senti, Virginia, non è che per caso Enrico ti ha aiutato a fare il percorso dandoti un passaggio sulla sua bicicletta? I due ragazzi negarono fermamente, ma Amelia e Chiara continuavano ad insistere, finché ad un certo punto Virginia si arrabbiò e d'impulso imboccò uno degli stretti cunicoli della montagna Cava per cercare di calmarsi e per togliersi dagli occhi quelle amiche così cattive. Cammina, cammina, Virginia, presa dalla collera, non si era resa conto di essersi inoltrata troppo dentro la montagna ed improvviso si era accorta che il percorso non era più illuminato dalle consuete luci che conosceva bene. Caspita, forse nessuno ha mai messo piede in questo posto, ma dove mi sono cacciata? Pensava tra sé. Eppure Virginia lì ci stava così bene, era passata anche la rabbia e così aveva deciso che era il momento di tornare indietro dai suoi amici. In pochi passi veloci avrebbe raggiunto la parte illuminata del cunicolo e poi si sarebbe diretta fuori alla luce del sole. Virginia però non aveva fatto i conti con quel pavimento di roccia calcarea così bagnato e con un passo troppo lungo scivolò a terra e si slogò una caviglia. La ragazzina allora iniziò a gridare aiuto. Adesso era in preda alla paura, c'era buio, iniziava a sentire tanto freddo e non si sentiva anima viva che calpestasse lì nei dintorni. Poi, per lo spavento, la testa le si riempì di così tanti brutti pensieri e ombre scure che lentamente perse conoscenza. Benvenuta nel mio regno dei cristalli, piccola Virginia, si sentì da lì poco distante. Virginia sgranò gli occhi, prima il destro e poi il sinistro, come era solita fare quando scrutava la montagna. Un fuocherello era stato acceso vicino alla ragazzina, che lentamente si era ripresa. Ora, attraverso la luce viva del fuoco, Virginia poteva vedere un'infinità di stalattiti che pendevano dall'alto e molte stalagmiti che sbucavano dal fondo di quel cunicolo, che gradualmente conduceva ad una specie di sala piena di cristalli. In quel luogo magico, Virginia scorgeva una capanna lucente che avrebbe potuto ospitare tutti i personaggi di un presepe. Poco più in là, riusciva a vedere una grande aquila dalle imponenti ali, che sembravano fatte di burro, e proprio vicinissimo a lei le pareva di distinguere la statuina di una Madonnina, simile a quella impressa sul vecchio rosario della nonna. Era un mondo fantastico che non aveva mai visto prima d'ora, ma forse stava sognando. Poi, ad un certo punto, Virginia si girò per cercare di capire da dove venisse la voce che le aveva parlato con tanta gentilezza. Oibò! Ma chi può mai essere questo strano omino vestito da folletto, con la giacchetta rossa tenuta abbottonata da tre cristalli di ghiaccio? Pensava tra sé. Finalmente Virginia riuscì a mettere insieme una sillaba dopo l'altra e a rispondere al folletto. Ma tu chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Cara Virginia, io mi chiamo Ser Paul. E sono il custode di questo regno dei cristalli e di tutta la montagna. Il mio compito è quello di aiutare le persone che si inoltrano qui e che si trovano nei pasticci. Non mi faccio mai vedere dalla gente che aiuto. E molti credono di aver sognato o di aver visto qualcosa di strano. Ma appena escono da questi cunicoli, paf, scordano tutto. Ho deciso di farmi vedere da te, perché tu sei venuta al mondo proprio qui, in una cavità della montagna. Lo so che i tuoi genitori non te l'hanno detto, e dopo tutto tua madre non è mai riuscita a capire cosa fosse successo quel giorno in cui sei nata. La ragazzina ascoltava Ser Paul, percepiva il buon cuore e la sincerità di quel folletto. Virginia, lo so quanto ami questi cunicoli dentro la montagna. E vorrei tanto che tu facessi conoscere il mio regno dei cristalli alla gente,
ma ti prego, non parlare di me con nessuno, altrimenti io mi scomporrò in tante piccolissime gocce d'acqua. Virginio annuì, promettendo che avrebbe fatto del suo meglio. Ora è tempo che tu torni là fuori. Ti fascerò la caviglia e ti farò luce con una lanterna perché tu possa trovare la via d'uscita, riprese Ser Paul. I due si avviarono per quel cunicolo che nessuno aveva mai scoperto prima. La ragazzina zoppicava un po', ma non si lamentava. Poi, ad un certo punto, e senza far troppo rumore, Ser Paul si fermò. Virginia era già qualche passo più avanti quando si girò a salutare il folletto. «Grazie per questo sogno, Ser Paul. Ti prometto che diventerai il sogno di molti!» Pochi anni dopo, grazie alla scoperta di Virginia, molte persone conobbero il Regno dei Cristalli ed ogni visitatore si portò per sempre nel cuore un pezzettino di quell'incredibile mondo sotterraneo. The sea.